Fedeli in costante aumento al santuario di Mater Domini in occasione della prima festa in onore di San Gerardo Majella. Un dato che è possibile constatare di persona. L'evento è stato ripreso in diretta dalle telecamere della nostra emittente con la solenne celebrazione presieduta da Padre Davide Perdonò, provinciale dei Redentoristi dell'Italia meridionale, e la processione della statua di San Gerardo per le vie di Mater Domini e di Caposele. Molti infatti in questi ultimi anni sono venuti perché hanno visto in televisione o perché le persone che hanno visto, che più anziane magari hanno poi chiesto i figli sono venuti. Questo l'ho notato molto per esempio l'ultima domenica di maggio quando abbiamo fatto la festa delle mamme e dei bambini e molte coppie mi dicevano proprio questo, cioè incontrandomi che avevano visto in televisione, erano state invitate da altri e quindi erano venuti al santuario. Chiaramente il motivo principale della venuta qui è Resta San Gerardo. Il motivo del ritornare qui è Resta San Gerardo, certamente non per solo il luogo o perché la pubblicità e così via. Poi è chiaro che c'è il testimone che attrae e quindi che diventa in un certo senso anche il punto di riferimento. C'è stato un afflusso molto grande e questo testimonia ancora una volta come il messaggio di San Gerardo e la sua figura tutt'oggi continua ad essere un segno per tantissima gente.